Sabato 22 gennaio, buongiorno e ben ritrovati a una nuova puntata di Vera Mattina. Anche quest'oggi spazieremo insieme dall'attualità, um, l'informazione, passando per le nostre storie. Lo faremo in compagnia dei nostri ospiti, ma prima un breve preambolo circa uh, le news di quest'oggi in primo piano, la uh, politica da lunedì. Uh, come sapete il Parlamento, riunito in seduta comune alla Camera, procederà al primo scrutinio per eleggere il di Mattarella, 16 nomi eh, rinabili così eh, ribattezzati, coloro che potrebbero essere eh, eletti a carico dello Stato, la massima e eh, la prima mh, carica eh, dello Stato, un'Italia che guarda con massima attenzione, mentre i partiti tessono eh, le eh, trame di eh, quello che potrebbe essere anche un futuro accordo di governo, laddove, come eh, almeno nelle ultime ore sembrerebbe il premier Mario. Draghi potrebbe abbandonare il suo incarico da Premier per salire al colle, ma sono soltanto ipotesi, voci accreditate, darebbero il primo scrutinio come una uh, fumata uh, nera ancora, molto probabilmente si procederà nei giorni uh, successivi, non si sa uh, quando del resto la storia ce lo insegna, l'elezione del Presidente della Repubblica non avviene mai con le stesse uh, tempistiche, men che meno in un momento storico come quello che stiamo attraversando, un'Italia, dicevo, stretta nella morsa del uh, Covid, ieri la cabina di regia ministeriale ha ridisegnato uh, le nuove fasce di colore, L'Abruzzo da lunedì 24 gennaio si tingerà di arancione. Eh, la conferma è arrivata nel giorno in cui i contagi sembrano stabilizzarsi sotto i eh, 4.000 casi, ma resta alto l'allarme nelle scuole, non solo abruzzesi di tutta Italia. Se si guarda alla regione Abruzzo, quasi mille le classi in quarantena. Ieri 12 eh, decessi. L'85% di questi è Novax. Le marche invece tengono e guadagnano un'altra settimana di zona gialla. Si parlava inizialmente di un possibile ingresso in arancione a partire dal 24 oppure dal 31. Ecco un'ipotesi che al momento sembra stata allontanata. Due parametri su tre, quelli relativi all'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, sono sotto la soglia critica. Per dare un dato circa anche eh, l'identikit dei ricoverati si abbassa l'età media in questa terza ondata che porta con sé la variante Omicron dei pazienti ricoverati hanno età compresa tra i 41 e i 60 anni anche in questo caso più della metà dei casi il 60% non ha ricevuto la dose di vaccino ma ieri è stata una giornata molto importante anche sul fronte delle novità che regoleranno la nuova normalità eh, a partire dal il 1 febbraio il Premier Mario Draghi ha firmato l'ultimo DPCM, l'ultimo in ordine cronologica naturalmente, varato dal Consiglio dei Ministri, e che eh, prevede una lista di attività all'interno delle quali ci si potrà recare anche se non si ha la certificazione verde, vale a dire se non si è vaccinati e neppure eh, se, eh, non è, e anche se non ci si è sottoposti a tampone. Si tratta per lo più di attività di prima necessità. Uh, quindi uh, sì a generi uh, alimentari, um, esercizi um, destinati all'acquisto um, di beni e di alimenti per um, Animali ehm, e poi chiaramente il capitolo eh, salute. sempre consentito, ecco vedete eh, in scorrimento l'accesso alle farmacie, alle strutture eh, ospedaliere, eh, mentre per le RSA è necessario aver fatto almeno un tampone nelle 48 ore precedenti se si ha ricevuto soltanto una dose eh, di eh, vaccino. Negli uffici ehm, di polizia si potrà entrare liberamente questo perché Sempre garantita la sicurezza, così come negli uffici eh, giudiziari. Il tema della giustizia, naturalmente, rientra tra le questioni di necessità. Attenzione perché non sarà possibile recarsi agli uffici postali come invece sembrava emergere da una prima bozza del eh, decreto per ritirare la pensione, dunque sarà necessaria la certificazione eh, verde. Eh, ma vedo collegato con noi l'avvocato eh, Andrea. Agostini che saluto e al quale do il buongiorno, buongiorno avvocato. Buongiorno. Ecco partirei subito con l'illustrare le nuove eh, novità che regoleranno la normalità o apparente normalità a partire dal primo eh, febbraio quando il Premier Draghi e tutto il governo hanno eh, sancito l'obbligo di eh, certificazione verde per accedere alla maggior parte diciamo, delle attività legate al tempo libero. Quindi si riducono, mi pare di aver capito gli spazi di manovra per chi non ha il tampone e chi non è neppure vaccinato? Sì, sostanzialmente si sta procedendo eh, ad una sempre più ampia restrizione eh, delle libertà, delle possibilità di vita di chi ancora oggi non ha mh, aderito al vaccino. Eh, parliamo di circa 2 milioni di italiani per dare una stima. Eh, quindi eh, anziché affermare l'obbligo vaccinale che forse sarebbe stata la cosa eh, più opportuna sin dall'inizio, che avrebbe semplificato di molto il percorso, e ritenendo io che più le regole sono semplici, più è facile rispettarle. Eh, questo percorso non è stato intrapreso. Si è fatta la scelta dei, eh, dei Green Pass, Green Pass base rafforzato eh, e ora siamo quasi alle strette finali, visto che l'emergenza. Ad oggi è fissata al 31 marzo. Ci sono paesi come l'Austria che ha deciso per l'obbligo vaccinare, ci sono paesi come la Gran Bretagna che invece sta liberalizzando tutto eh, ritenendo che col Covid si debba convivere come l'influenza. Questi giorni ha tenuto banco eh, la bozza di DPCM che avrebbe dovuto dire cosa è possibile fare ancora oggi senza Green Pass e neppure quello base. Ricordo che la differenza tra base e rafforzato è che. Eh, il Green Pass, sappiamo tutti, si ottiene da tampone eh, per quello base, eh, rafforzato e soltanto in invece quello da vaccino e quello da guarigione. Ecco, eh, il tampone non sarà più sufficiente dal primo di febbraio per una serie di attività. Si è discusso in questi giorni, si è sentito dire tabaccaio sì, tabaccaio no, eh, spesa al supermercato solo beni di, di prima necessità oppure no, eh, tutti. Eh, si è sentito dire vado in questura ma soltanto per una denuncia, non per il rinnovo del passaporto. Eh, tutto questo bailam secondo me fa danno alla comunicazione e crea allarme inutile nei cittadini. Eh, Dare la comunicazione soltanto dei testi ufficiali quando li si hanno. Mi, mi, mi sentite? Sì, sì, la sentiamo benissimo, avvocato. No, perché vedevo delle immagini che andavano e venivano, sì. Eh, ed oggi eh, sappiamo, ad esempio, che... Eh, quella che era una possibilità, cioè di andare alle poste e ritirare la pensione senza neppure il tampone, è stata tagliata fuori. Quindi, oggi si accede agli uffici postali soltanto dal primo febbraio. Intendo, eh, soltanto con Green Pass almeno base. Per ciò che riguarda la questura, si va e eh, non c'è più questione di distinguere tra una denuncia, un rinnovo di passaporto o altro una volta che si entra al supermercato si può acquistare qualsiasi bene non soltanto bene di prima, di, prima necessità questa allora strida ancora di più con il divieto ai tabaccai che ricordiamo non vendono soltanto sigarette ma danno anche tutta una serie di servizi proviamo a fare eh, chiarezza avvocato perché noi abbiamo preparato anche delle slide sì. Riassuntive, delle grafiche riassuntive, eh? così eh, cerchiamo di focalizzarci punto su punto in modo tale da provare a orientarci e a orientare soprattutto il nostro pubblico in questa giungla di eh, decreti che eh, si susseguono e si rincorrono ormai da tempo. Iniziamo dalla prima: intanto, eh, chiaramente, ieri è stata la giornata in cui il Premier Draghi ha firmato l'ultimo eh, DPCM, eh, dopo il varo da parte del Consiglio dei Ministri, eh, dal primo febbraio entrerà in vigore fino a quando? Il, la data prevista è il 31 marzo, ad oggi l'emergenza, quindi dovremmo ragionare per questa finestra, però sappiamo bene che queste finestre sono state ampliate e traslate di volta in volta, staremo a vedere, io credo 31 marzo però, perché chiaramente poi con la primavera abbiamo già visto il vaccino trova una sua curva di discesa e quindi è normale pensare a una liberalizzazione di sistema. Andiamo avanti. Ecco, questo eh, per invece individuare la data. Chi non è vaccinato o guarito potrà entrare nei negozi soltanto con un Green Pass base, a partire dal eh, primo eh, febbraio. Eh, sì. E poi, dove si può andare anche senza tampone? Era questo il nodo da sciogliere. Alimentari e beni di prima necessità, quindi supermercati, alimenti per animali, ottiche combustibili, ma come prima sottolineava lei stesso... Io posso andare al supermercato e acquistare qualsiasi tipo di prodotto, posso andare in un'ottica e acquistare qualsiasi tipo di prodotto, ci sono delle limitazioni. In questi giorni si è detto che era soltanto per i beni di prima di necessità. Poi, io il testo ufficiale ancora non l'ho visto, devo dire la verità, però i commenti fatti sulla stampa dicono che al supermercato si può acquistare qualsiasi bene, ma del resto è la cosa più razionale. Ve li immaginate dei controlli al carrello all'uscita dalle casse? No, guardi, lei ha acquistato uno smartphone, e non poteva. E cosa fa? Lo riporti indietro oppure viene multato. Eh, quindi una volta che si entra è normale che si possa accedere a qualunque servizio. Andiamo avanti. Prossima grafica che eh, riepiloga. Ecco, salute, farmacie, ospedale, veterinari, escluse le RSA per ovvi motivi immagino, no? Sì, assolutamente sì, perché nell'RSA chiaramente ci sono persone sensibili e quindi a maggior ragione nei confronti di questi soggetti è dovuto il massimo riguardo. Per ciò che riguarda gli altri servizi sono chiaramente considerati servizi essenziali, parliamo di un bene primario come quello della salute e quindi è bene poter accedere per farmaci ospedali veterinari. E poi c'è anche la questione sicurezza, quindi uffici di polizia e forze dell'ordine, quello che ci spiegava. Poco sì, anzi. quello che dicevo prima si ragionava denuncia sì, passaporto no. Francamente, è una sciocchezza. Cioè, non si può pensare che alcune cose si possano fare, altre no, una volta che si entra. Vale il principio del supermercato, mi verrebbe dire. Eh, se c'è un servizio ecco, giustizia, ad esempio, eh, non si può stare a discettare cos'è che vai a fare anche se per la giustizia questo avviene, nel senso che per gli uffici giudiziari eh, prima eh, si è richiesto il tampone soltanto per i magistrati, poi per gli avvocati, eh, adesso si va estendendo anche a tutti coloro che entrano in tribunale, eh, con poi il problema del controllo degli over 50, eh, gli unici soggetti esclusi sono eh, le, eh, le parti, sostanzialmente i testimoni. Vedo collegato con noi anche il professor Roberto Cauda. Buongiorno professore, direttore dell'unità operativa di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma e consulente di malattie infettive per l'EMA. Buongiorno caro professore, ben ritrovato. Buongiorno, mi fa molto piacere rivederla. <ride> Grazie tante, la cosa è reciproca, arrivo tra pochissimo da lei, vorrei concludere anche con l'avvocato Agostini, però prima parlavamo uh, dell'ingresso uh, in questura per rinnovare il passaporto, va da sé che se non sono vaccinato e se non ho il tampone mh, il passaporto mi serve a poco, <ride> visto che non si può viaggiare. Quindi... Questo sì, bravissima, è una delle tante contraddizioni che abbiamo in piedi. Eh, io sono un sostenitore dalla prima ora eh, dell'obbligo di vaccino perché è una cosa che eh, ci appartiene culturalmente, giuridicamente, da anni non sospetti per altre patologie. Eh, qui purtroppo non si è avuto il coraggio di metterci la faccia, ma il ragionamento è semplice: se siamo di fronte a una pandemia, se siamo di fronte a una guerra, è normale che ci si debba attrezzare e sta alla comunità scientifica in questo caso, non alla politica, individuare la soluzione. Purtroppo la scelta dell'obbligo vaccinale è una scelta politica. Come dicevo l'Austria la sta facendo, altri governi in Inghilterra pensano alla liberalizzazione totale. E noi giochiamo invece su questo ventaglio sempre molto eh, mobile. Pensiamo adesso ancora alle giorni, no? il sistema dei colori, io credo che tutto questo crea incertezza, ogni volta purtroppo a prescindere da che è stato il Premier si è arrivati sempre tardi nel prendere decisioni, faccio un esempio, al 31 di questo mese scade il divieto di attività per le discoteche, dal 1 di febbraio queste dovrebbero riaprire, siamo sicuri che riapriranno come? Ecco c'è tutto un mondo produttivo che è in attesa a una settimana ancora di sapere di che morte deve morire. Eh, credo che tutto questo sia peggio di un lockdown. Le faccio rispondere, avvocato, dal professor Cauda, che immagino si troverà, anzi, sono certa, in linea con quanto sostenuto da lei: cioè, il vaccino ci ha finora permesso di riprendere anche quel pizzico di normalità abbandonata nelle prime due ondate del, del Covid, professore. Sì, sicuramente. Qui si stanno delineando due scenari. Uno scenario che potremmo definire cinese per semplicità, cioè zero contagi attraverso una serie di misure anche molto restrittive e anche molto capillari, ad esempio nel fare i tamponi, milioni e milioni di tamponi per pochissimi casi e restrizioni e lockdown molto duri. E un altro scenario che si sta delineando altrettanto chiaramente nel dei paesi dell'Europa occidentale pur con delle differenze nella sua declinazione, mi è stato già ricordato l'esempio del Regno Unito, ma c'è l'esempio della Spagna, c'è anche l'esempio nostro eh, del Portogallo in cui si cerca di convivere col virus, cioè preso atto che non possiamo in nessun modo evitare la presenza di saltuari contagi che sono in questo momento peraltro ben più che saltuari, sono decine di centinaia di migliaia, quindi sono veramente importanti e dall'altro cercare di mantenere una vita normale o una parvenza di vita normale. Io non per difendere quello a cui io ho partecipato in rappresentanza appunto del Ministero degli Affari Regionali per quello che riguarda la delineazione dei parametri. Questi sono stati parati per così dire in qualche mese fa, nell'aprile, e sostituivano i precedenti che erano di un anno eh, del 2020. È chiaro che eh, le misure sono molto difficili da prendere, perché se noi ragionassimo con il virus archetipo D1, noi avremmo raggiunto già da mesi e mesi certo. l'immunità di gregge e saremmo fuori da questa pandemia. Con la variante alfa lo stesso, ma ogni volta il virus pone dei limiti antecedenti. Quindi, purtroppo c'è questa rincorsa col virus che non è semplice, mi rendo conto che i vari DPCM possono lasciare delle e l'ha detto molto bene l'avvocato dei buchi neri, eh, per cui ad esempio il carrello della spesa mi è sembrato un esempio molto efficace, però eh, è chiaro che eh, si cerca in qualche modo di limitare e di indurre le, le persone a fare la vaccinazione, soprattutto la terza dose, perché si è visto da studi scientifici recenti che due dosi non bastano, ce ne vuole una terza. Professore, un commento su quanto sull'apertura fatta da Ema per la quarta dose, visto che ne parlavamo, lei ha detto e sottolineato l'importanza della terza dose, c'è necessità di quarta dose effettivamente? E quanto questa potrebbe inficiare il nostro sistema immunitario? Voglio dire riformulo meglio la domanda. Troppi booster possono ridurre gli anticorpi? Innanzitutto, io credo, mi sembra che EMA abbia attraverso un suo importantissimo rappresentante qualche giorno fa detto una cosa su cui siamo e possiamo molti concordare. Io concordo con loro, nel senso che i soggetti immunodepressi, cioè quei soggetti che hanno, mi passi il termine, un sistema immunitario più pigro, perché magari faccio un esempio, sono trapiantati o hanno delle malattie sottostanti che inficiano il, o che rendono meno, brillante il sistema immunitario potrebbero giovarsi di una quarta dose. Questo si era visto inizialmente, ad esempio, anche per la terza dose, cioè chi aveva una risposta non brillante a due dosi poteva aumentare questa percentuale di anticorpi e quindi la difesa sia anticorpale sia cellulare nei confronti del virus responsabile di Covid-19. Ma estendere a tutta la popolazione questa quarta dose in tempi brevi io non credo sia una buona scelta per una ragione molto semplice, che è ben antecedente a Covid-19, cioè una legge dell'immunologia. Se io do uno stimolo molto forte o molti stimoli, magari meno forti, ma ripetuti, posso indurre un effetto contrario, quella che da tempo si definisce la paralisi immunologica. Quindi, questo non credo che sia eh, un momento buono o importante per somministrare una quarta dose, ma in una logica che Globale, in cui magari a seguito di una forte infezione anche di soggetti non colpiti, anche di qualche vaccinato, magari con due dosi e forse anche con tre dosi, perché evidentemente Omicron può sfuggire in una percentuale non grande, piccola, anche alle tre dosi e avendo poi una platea molto ridotta di soggetti infettabili, il virus può diventare endemico. Allora a quel punto, prima della stagione fredda, si potrebbe... Ipotizzare con un vaccino che non è più quello costruito su one perché se noi diamo la quarta dose oggi diamo un vaccino che rispecchia un virus che non c'è più ormai quasi da due anni. Obzoleto. A quel punto una, una, un, un, un richiamo potrebbe essere utile, potrebbe, eh? ho usato il condizionale: certo. Ci spostiamo sempre con il tempo condizionale, professore, naturalmente. Senta, eh, vorrei anche eh, come dire, un, una vostra eh, opinione rispetto a quella che è stata una delle notizie delle scorse settimane, che si è stata rilanciata anche nell'ultima, ovvero eh, cambiare il tipo di monitoraggio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, i famosi dati che se diramati quotidianamente sostiene qualcuno contribuiscono al fattore ansiogeno tra la popolazione sarebbe invece opportuno eh, darli fornirli diramarli settimanalmente una vostra opinione visto che da una parte abbiamo il professore che rappresenta la comunità scientifica dall'altro l'avvocato che è stato eh, anche insomma eh, un uomo delle istituzioni quindi eh, come dire, quale migliore sfaccettatura di queste due cominciamo dal professore sì, ho letto anch'io questa... Forse, il confronto dialettico non la chiamerei neanche polemica, perché sa, in questi casi la verità non si spartisce mai in mezzo, c'è un po' di verità da una parte e un po' di verità dall'altra. Mi permetta, però, prima di fare una osservazione su cui io non voglio fare pubblicità a quello che ho scritto qualche tempo fa sulla rivista culturale dell'Università Vita e Pensiero, eh, dell'Università Cattolica Vite Pensiero, ma c'è una stanchezza da pandemia. Cioè, mentre la mia impressione da uomo della strada in questo caso. È che mentre i primi mesi, eh, forse anche qualcosa di più dei primi mesi, si aspettava con ansia le 5 o le 6 per vedere quali erano eh, no, i numeri, eh, io credo che oggi ci sia un calo, come scrivevo, di attenzione dovuta alla stanchezza da pandemia e quindi io credo che per l'uomo della strada probabilmente un cambio dalla settimana alla, alla quotidianità non cambierebbe moltissimo. Eh, C'è un diritto all'informazione. Ad esempio, per la comunità scientifica, ma non solo. Eh, si potrebbero dare dei, dei numeri eh, tutti i giorni, anche però se forse, e lo sta già facendo, il. il, uh, um, il um, Ministero ogni settimana manda il report eh, settimanale che però si riferisce a una settimana prima, quindi non è totalmente sì. rispondente. Ora, quello che io farei, eh, cercherei di scorporare, anche se nulla cambia all'interno degli ospedali, i pazienti ricoverati con sintomi di Covid da quelli ricoverati per altra patologia a tampone positivo. Questo probabilmente potrebbe dare un migliore... Ehm, Polso, dare il migliore polso della situazione. Avvocato Agostini. Ma eh, permesso che chiaramente da avvocato non ho un commento professionale. Eh, posso dare il commento del cittadino, anzi, la domanda la rivolgerei. Eh, a te che sei la giornalista in sala. Eh, mi spiego, eh, da uomo delle istituzioni dico che cambiare le regole in corsa non conviene mai, quindi l'importante è che il sistema di rilevazione dei dati rimanga quello eh, per la comunità scientifica, altrimenti si perdono i termini di paragone sul passato ed è difficile ragionare sul futuro. Poi chiaramente quali categorie, e quali classi lascio alla scienza medica, eh, però eh, da cittadino posso dire che eh, somministrare Ogni giorno numeri di contagi e di decessi ha portato alla sua fazione. Cioè, credo che ormai questo numero, questi dati da utente della comunicazione, passino eh, da un orecchio e escano dall'altro. Eh, e questo non, non va bene. cioè Se si vuole attenzionare il numero di decessi, ancora altro, credo, alto, credo vada cambiata la comunicazione, eh, credo vadano cambiate le testimonianze. Quindi non ho un suggerimento su come impostare, però certo è che la comunicazione come sta andando avanti oggi è una comunicazione sbagliata. Oggi il cittadino è stanco, è stanco di dover verificare cosa può fare, cosa non può fare, e, e i colori, e le privazioni, le possibilità. Le regole funzionano quando sono poche e semplici e questo eh, oggi assolutamente non è. Quindi un cambio di marcia, sì, non dal punto di vista del metodo scientifico di rilevazione dei dati, eh, ma sicuramente qualcosa nella comunicazione di questi dati va cambiato. Professor Cauda, per capire la razza, io entro in ospedale eh, per altre patologie, accedo al pronto soccorso perché mi sono rotta un braccio. In pronto soccorso mi fanno il tampone e risulto positiva. Perché vengo calcolata come tra i ricoverati per covid. È una questione di posti letto totale che quindi va a inficiare eventualmente sulla disponibilità delle singole strutture ospedaliere. Spieghiamolo perché altrimenti non si capisce. Le sono molto grato di questa domanda perché io in coda a quello che stavo dicendo prima avevo sottolineato questo primo premesso che sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto l'avvocato Agostini riguardo al fatto che il dashboard in termine tecnico questo eh, deve essere mantenuto inalterato perché se no non capiamo cosa avviene oggi rispetto alla prima, alla seconda, alla terza ondata, ma è un conto, è la lettura dei dati diciamo dell'uomo esperto, e del una lettura dei dati del, dell'uomo della strada o dell'utente, eh, che può essere non la stessa, evidentemente. Il problema che lei solleva e che potrebbe essere importante, eh, è non solo comunque, agli ospedali, come dicevo, non cambia nulla. Se lei considera eh, i soggetti ricoverati per Covid o con Covid, eh, perché li deve isolare tutti, evidentemente. Però la ratio della pandemia può essere diversa. Se io, ad esempio, su 100 ricoverati, 80 eh, con il tampone positivo e senza sintomi e 20 con sintomi. Perché mh, si sta molto discutendo oggi su Omicron che sia più benevola rispetto alle altre, forse non è così nei mm -hmm. termini assoluti, perché se io ho una percentuale piccola di forme gravi ma ho un numero enorme di contagi è chiaro che anche quella piccola percentuale può avere un impatto sugli ospedali. È chiaro che, ripeto, sugli ospedali non cambia nulla e anche sull'offerta assistenziale per le altre malattie, perché i posti letto sono occupati. Però dal punto di vista, come dicevo, per testare il polso della situazione dal clinica, può esserci una differenza se io so se la maggioranza dei soggetti hanno sintomi o non ce l'hanno. Benissimo, è stato chiarissimo. Ho un'ultimissima domanda rapidamente, eh, professore, per lei. Eh, poi ci salutiamo. Eh, intanto quando raggiungeremo il picco, e poi prendendo spunto da una sua eh, dichiarazione, poi mi corregga se, se sbaglio, qualche mese fa le diceva: meno isolamento, il virus non è più lo stesso. Cioè, ci dovremmo comportare come l'Inghilterra a questo punto? Immagino di no. Dunque, l'Inghilterra, eh, nonostante la mia amicizia con i colleghi del mondo anglosassone, io da alcuni anni insegno anche all'Università di Edimburgo, non mi sembra un esempio da seguire. Eh, loro a luglio hanno aperto tutto e hanno, diciamo, in qualche modo pagato poi questa apertura eh, molto eh, ampia. Eh, ognuno poi è frutto della sua storia, ci sono stati motivi per dire che il virus, ehm, come dire. Eh, Bisogna convivere col virus. E questa è un po' la mia opinione. È chiaro che noi abbiamo un virus che non è più il virus ancestrale di One, neanche quello delle precedenti ondate. Nella logica di convivere col virus, forse le regole vanno progressivamente modificate e fanno in qualche modo anche allentate, a mio giudizio, perché e qui ritorno alla sua domanda. Se noi sappiamo che la malattia è meno grave, non è l'influenza, certamente. Scombro subito. Al campo, però forse potremmo avere un atteggiamento diverso uh -huh. da quando ci riempiva le rianimazioni. Quindi, questo sicuramente può essere una strada percorribile, eh, non so il quale, quando questo avverrà. Per il picco io credo siamo molto vicini al picco, ma non lo dico perché io faccia l'indovino, ma perché sì. guardando quello che è avvenuto nel Regno Unito, in Sudafrica e in parte anche in Spagna, 7-8 settimane è la vampata di questo Omicron e poi ci sarà una lenta diminuzione di contagi prima, ricoveri dopo, terapie intensive e ahimè l'ultimo saranno i decessi. Molto bene, grazie mille ai nostri ospiti. Ringrazio e saluto il professor Roberto Cauda, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma e consulente per le malattie infettive di EMA. È sempre un piacere averla con noi, professore. Grazie. Reciproco, grazie, grazie. È un piacere naturalmente avere anche con noi l'avvocato Andrea Agostini, sempre puntuale e preciso, uh, nell'informarci e nel mh, spiegare, almeno da un punto di vista giuridico, quelle che sono e che saranno le nuove norme. In attesa, insomma, che poi prima o poi smetteremo di parlare di tutto questo e ci rivedremo per altri, per altri motivi. Io vi ringrazio, vi auguro una uh, buona giornata. E a voi buona giornata. Buona giornata. E noi ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi. Ben ritrovati a vera mattina. La discesa della curva epidemica non è bastata a frenare la corsa dell'Abruzzo verso la zona arancione. Dunque, da lunedì 24 gennaio, anche la regione si eh, tingerà di arancione passerà passando così a misure rafforzate, eh, preoccupa in particolare la situazione scolastica e la pressione sugli ospedali. Ieri abbiamo visto, leggendo i nostri eh, quotidiani, che solo in provincia di Pescara il 20% della popolazione scolastica tra studenti e docenti è in quarantena, sono oltre eh, mille le classi in quarantena in questo momento in Abruzzo e poi eh, ci sono i ricoveri nelle terapie intensive e in area medica, quei parametri che fanno scattare inevitabilmente la soglia laddove si eh, superano. Siamo in collegamento con il professor Claudio Ucciferri, infettivologo presso l'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti, al quale do il buongiorno e ben rivisto professore. Grazie. buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, partirei subito da un commento sulla notizia arrivata eh, ieri, nonostante un ribasso dei contagi negli ultimi giorni si sono attestati intorno ai 4.000, cifra comunque importantissima anche soprattutto se confrontata con quella eh, delle settimane precedenti il Natale, ma comunque sembrerebbe vicina ad una stabilizzazione dei numeri. Peccato che quelli che indicano i contagiati non bastino perché evidentemente il termometro è rappresentato dai ricoveri, come dicevo, ospedalieri. In Abruzzo mh, la decisione di eh, passare in arancione immagino non la sorprenda? No, noi ce l'aspettavamo vivere Ehm, giornalmente il reparto insomma, ci, ci, ci dava il metro di una situazione sicuramente non rosea e quindi era mh, prevedibile che ehm, alla fine saremmo arrivati a cambiare colore, e diventare arancioni. Per fortuna i dati sui contagi in questo momento mostrano una fase di stabilizzazione, quindi non, siamo, non stiamo più crescendo, quindi dovremmo essere, aver raggiunto il picco. È evidente che il contagio è temporalmente più avanti rispetto ai ricoveri, perché i ricoveri poi si vedono successivamente rispetto al numero dei contagi. E quindi noi viviamo una situazione in cui abbiamo avuto un aumento progressivo dei ricoverati e delle persone in terapia intensiva e paghiamo attualmente con la zona arancione la settimana prossima. Ecco, accennavo poc'anzi il tema delle scuole. Uh, intanto, se ci può dare un identikit delle persone che sono ricoverate almeno nella vostra struttura, chi sono? Sono Novax, allora persone mh, non vaccinate? Abbiamo circa oltre l'80% delle persone non vaccinate, eh, del restante 20% sono a parte che non ha completato il ciclo vaccinale o ha fatto solamente il primo ciclo con due dosi. Uh -huh. Eh, pochissimi sono, sono le persone con tre dosi quindi con la dose booster che però sono persone che hanno gravi patologie di base che quindi giustificano il fatto che possano essere giunte al ricovero eh, questo ci dà il metro di come sia fondamentale che le persone siano vaccinate perché se oltre l'80% dei ricoveri sono persone non vaccinate è evidente che la, lo stress sul sistema sanitario lo stanno dando questo tipo di soggetti che purtroppo sono ad alto rischio di evoluzione. In rianimazione questa percentuale è ancora più elevata. Situazione scuole, oltre uh, mille quelle in uh, quarantena, uh, le chiedevo l'identikit perché si parla molto di come l'età media si sia abbassata non solo tra i contagiati ma evidentemente anche nei ricoveri se confrontiamo la situazione odierna con quella della prima ondata della della, del virus di Wuhan, così come è arrivato in Italia e poi della, della variante Alfa e della Delta? allora, eh, Sicuramente l'età media dei ricoverati si è abbassata, abbiamo più o meno un picco bimodale, ci sono eh, soggetti anziani, grandemente anziani, eh, e sono eh, spesso soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale oppure hanno le due dosi di vaccino che hanno però gravi patologie e queste patologie ne determinano poi il ricovero. E, e poi abbiamo un altro picco invece nelle persone tra i 40 e i 60 anni che sono essenzialmente non vaccinate e che rappresentano una grande parte dei ricoverati e questo spiega perché l'età media si è così ridotta. Purtroppo queste persone, un po' come vedevamo nello scorso, nella scorsa fase pandemica, evolvono verso patologie severe. Quindi il non essere vaccinati fa evolvere più facilmente eh, i soggetti verso una polmonite grave, quindi con la necessità di un supporto ventilatorio eh, importante e che può portare a, a dover necessitare di un ricovero in rianimazione e poi magari eh, ad un evento infausto. Quindi eh, i soggetti abbiamo appunto questa doppia modalità di soggetti ricoverati. Ecco, non eh, so se lei ha avuto modo di parlare anche con qualcuno dei ricoverati, tra quelli che stanno meglio naturalmente, ma potessero tornare indietro o rifarebbero il vaccino dopo l'esperienza ospedaliera? Allora, eh, c'è una parte di persone, eh, che devo dire onestamente la gran parte, che non si è vaccinata, e in cui nella raccolta dati che facciamo all'inizio chiediamo il motivo, no? perché ci sono anche dei motivi magari medici che possono giustificare… Certo per la verità molto, molto pochi, che possono giustificare la non vaccinazione e la maggior parte delle risposte è perché avevo paura. Quando poi si dice ma adesso eh, che mi succede? Loro sono terrorizzati dal ricovero, una parte di queste persone si rendono conto dell'errore che hanno commesso nel non vaccinarsi perché poi così sono esposti all'azione completa del virus sul loro corpo che non viene mitigata dagli anticorpi invece eh, sviluppati dal vaccino. E quindi una parte di questi soggetti, diciamo, tra virgolette, si rammarica di non aver fatto la vaccinazione. C'è una parte, diciamo, gli irriducibili che non crede nel vaccino, non crede nella vaccinazione e, e questi soggetti sono anche difficili nella gestione ospedaliera perché eh, hanno anche un approccio di ostacolo alla terapia. Quindi certo. spesso non, non accettano le terapie e rifiutano anche eh, l'avanzamento. Delle, delle, delle necessità ventilatorie, quindi la necessità di una semi intensiva ventilatoria, addirittura di una necessità di un'intubazione, quindi mettendo a rischio gravemente la loro vita. Ecco, oltre che eh, complicando chiaramente la situazione negli ospedali, eh, le faccio una domanda personale, se vuole mi risponde. Eh, pensa che per questo tipo di persone bisognerebbe introdurre delle cure a pagamento sul modello Singapore? Allora, ehm, questo è un problema legislativo grosso. Sicuramente eh, il grosso del sistema sanitario nel Covid in questo momento che si sta impegnando è legato ai soggetti non vaccinati. E è evidente che esiste un'opzione che è quella del vaccino che alla comunità costa relativamente poco e che garantisce al soggetto di avere una possibilità di evoluzione verso una malattia severa molto molto più bassa. E noi siamo un sistema sanitario che garantisce le cure a tutti. Vero è che forse bisognerebbe trovare un sistema eh, per cui i soggetti che rifiutano eh, la protezione che noi abbiamo attualmente a disposizione, che non è sicuramente la protezione migliore, ma che garantisce comunque un grado di protezione eh, tale da ridurre significativamente la mortalità, forse queste, bisognerebbe trovare un sistema perché queste persone... Eh, contribuiscano, partecipano, oppure si rendano conto dell'impegno che provocano al sistema sanitario e che impedisce fra l'altro anche il curare altri soggetti affetti da altre patologie perché il sistema sanitario poi è impegnato nel dover assistere tutti questi soggetti Covid. Provo a tradurre quello che ha detto, imporre l'obbligo di vaccino? Forse sarebbe più semplice quello, sì. Grazie, grazie al professore Claudio Ciferri, infettivologo presso l'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Buon lavoro, vedo che è in ospedale, e quindi grazie. chiaramente le auguriamo buon lavoro a lei e a tutti i suoi colleghi. Grazie mille. Grazie, e buona giornata a voi. Dall'Abruzzo ci spostiamo invece nelle marche. In apertura abbiamo fatto anche un raffronto nella, della situazione nei vari paesi europei. Mentre l'Austria diventa di fatto il primo paese in Europa a rendere il vaccino obbligatorio per tutti i maggiorenni, in Italia prende il via in molte città la due giorni di Open Day dedicata agli over 18. E noi eh, siamo nel lab vaccinale di Pesaro con il nostro Thomas Delbianco. Buongiorno, Thomas. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Jessica, a tutti i telespettatori di Vera Mattina. Come dicevi poc'anzi, ci troviamo all'interno del Rossini Center, il centro commerciale principale di Pesaro, dove è stato allestito ormai da quasi un anno eh, l'hub per i vaccini in Via Gagarin, il principale hub della città. C'è un'altra muraglia, ma questo è quello che ha il maggiore afflusso. Come potete vedere, questa mattina è iniziato l'Open Day per... Eh, eh, weekend eh, di vaccini possibile la somministrazione della prima, della seconda, della terza dose persone della provincia, persone da fuori, anche da fuori regione, però sicuramente c'è un afflusso eh, ridotto, niente a che vedere con l'afflusso che abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime due settimane diciamo dall'inizio dell'anno nei vari hub vaccinali e anche in questo hub che arriva a regime ad oltre mille, mille vaccinazioni al giorno vi, vi posso mostrare l'ingresso Vedete che al momento non c'è nessuno, sono arrivate alcune decine di persone, eh, ci sono a disposizione per questo open day che si concluderà eh, qui a Pesaro questa mattina alle ore 13. 400 dosi. Eh, poi c'è anche il, il punto vaccinale di Urbino, aperto questa mattina, mentre domani sarà eh, aperto a Fano, così anche le altre aree vaste si dividono tra la giornata di sabato e, e la giornata di domenica. Quindi invitiamo chi vuole partecipare a questo penday a consultare sul sito della Regione Marche, sul sito delle varie aree vaste, quali sono gli orari e i giorni di questo weekend di vaccinazioni. Sicuramente il consiglio è quello per chi magari eh, deve effettuare la terza dose, così come anche la prima dose. Abbiamo trovato anche qualcuno che eh, oggi si somministrava per la prima volta il vaccino, eh, eh, almeno vedendo la situazione a Pesaro, che eh, non c'è sicuramente un grande afflusso. E, si può anche arrivare senza fare i grandi file. Nel pomeriggio invece riprenderà eh, il regime normale dell'hub vaccinale, ci sono già eh, 400 prenotazioni, quindi si tornerà a vedere sicuramente un afflusso in crescita come siamo stati abituati negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, perché comunque eh, l'estensione le, del super green pass, eh, le nuove restrizioni per, eh, per i non vaccinati, l'obbligo vaccinale per gli over 50% eh, così come le, le, il Green Pass ha ridotto a sei mesi a partire dal, fe, dal primo febbraio, l'aumento dei contagi sicuramente ha spinto tante più persone alla vaccinazione. Siamo arrivati al, 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 90, al ridosso del 90% con la prima dose, l'85% con il ciclo completo nelle marche. Eh, stiamo arrivando oltre 600.000 terze dosi, quindi sicuramente i numeri in crescita. Lo testimonia anche il fatto che qualche giorno fa c'è stato un record di vaccini, 19.000 vaccinazioni in una giornata nelle marche, quindi sicuramente un trend in crescita. Questi Open Day possono sicuramente aiutare. Ecco Thomas, eh, non so, questa mattina c'è stata una buona affluenza, almeno nelle prime ore? Guarda sicuramente non è un'affluenza come dicevo prima come nelle ultime, nelle ultime giornate dove questo hub può arrivare a mille vaccini al giorno, è un po' dipeso anche dal fatto come ci dicevano anche i responsabili della protezione civile poco fa che non c'è stata una comunicazione così capillare, non tanto perché non si sia voluta fare comunicazione quanto perché il tempo tra eh, l'attivazione, la, la decisione di fare questi open day e, e il... Il, la giornata di ecco, questa mattina, Pesaro si è partito subito. Sabato mattina è stato ridotto da giovedì sera. Sono state comunicate le date. Diciamo che gli open days si era deciso di farli eh, già da un po' di tempo, però solo giovedì sera sono state comunicate eh, le date del, del vaccino, de, de, nel quale si poteva venire qui a Pesaro a fare eh, la vaccinazione. Se posso Jessica vorrei sì. un po' aggiornare anche sulla situazione sanitaria, visto che ne parlavate prima anche in Abruzzo. Per quanto riguarda le marche eh, c'è una notizia negativa e una positiva. Sicuramente eh, l'area medica, partiamo da quella negativa, l'area medica continua a crescere, eh, siamo quasi a 300.000 ricoveri nelle marche quindi, e, e soprattutto siamo eh, vicinissimi al parametro del 30% che è quello in base al quale scatta la zona ragione, siamo intorno al 29,5%. D'altro canto, se eh, l'indice del, del parametro dei contagi su 100.000 abitanti è ormai fuori controllo, siamo arrivati a ridosso di 3.000 eh, quando sappiamo che il limite per non superare la zona razione è 150, quindi ormai è fuori controllo da, da un po' di tempo e sta crescendo. Invece le terapie intensive, questa è la notizia positiva, che erano eh, fino a due giorni fa sopra il 20%, sono scese, sono arrivate al 19,9%, 51 posti letti occupati nelle varie strutture marchigiane, buona parte sono qui a Pesaro, l'ospedale eh, San Salvatore, che eh, detiene eh, quasi il 50% di ricoveri: covid nelle Marche, tutti qua a Pesaro. Ecco, comunque dicevamo che... Eh, per, questo, per questa settimana ancora le marche non sono in zona arancione, sono rimaste in zona gialla, vedremo quindi l'andamento dei prossimi giorni e c'è l'aggiornamento a venerdì prossimo. Non è così scontato come poteva essere qualche giorno fa, come aveva detto anche il governatore Acquaroli, che le marche poi scattino obbligatoriamente in zona arancione, perché proprio questi dati delle terapie intensive, con questo trend diciamo anche inaspettato, potrebbe. Far sì che le marche mantengano anche la zona gialla, vedremo nei prossimi giorni quale sarà l'andamento. Sì, si era parlato di due date, quella del 24 e quella del 31. Se i contagi continuano a restare sotto la soglia, è pur vero che le percentuali sono molto vicine comunque alla soglia di sbarramento, eh, perché ieri si parlava del 28,8%, 28,9% di occupazione eh, dei posti letto in, in area medica, quando sappiamo che la soglia è il 30%, quindi siamo lì lì, ce la, ce la battiamo. Insomma, Thomas? Sì, sì, l'aspetto la, la, diciamo un po' inaspettato è stato quello delle terapie intensive. Mentre i posti letto in area medica continuano eh, a crescere anche con un andamento abbastanza importante, 5-6 ricoveri ogni giorno. E quindi, come dicevi tu, Jessica, siamo arrivati veramente al limite, 29,8%, mentre l'incidenza dei contagi è ormai fuori controllo a quasi 3.000, mentre. E gli ultimi contagi degli ultimi giorni sono stati veramente elevati, c'è una giornata circa 7.000, ieri più di 5.000. Eh, il, tasso di positivo, il tasso di positività, comunque con numeri così elevati, ha avuto un, un decremento. Però parliamo ancora di eh, un livello di contagiosità molto alto. Però c'è questo dato delle terapie intensive che fa ben sperare che c'è stata una discesa, e quindi si è proprio scattati sotto quel 20%, che è uno dei tre parametri che farebbe scattare la zona arancione. Quindi diciamo è ancora una partita aperta per la data, la, la data per il 24. Eh, eh, una delle due scadenze ormai è sicuro che restiamo in zona gialla, invece è una partita aperta per la data del 31, la prossima scadenza, quando poi a febbraio, come dicono un po' gli esperti, anche l'Osservatorio epidemiologico delle Marche, ci dovrebbe arrivare a questo eh, plateau epidemiologico con una stabilizzazione dei contagi e quindi diciamo il, il livello potrebbe essere soltanto il 31 dove si potrebbe passare in zona ragione o restare in zona gialla. Comunque è tutta una situazione eh, in evoluzione che... Continueremo a seguire con i nostri telegiornali e con Vera Mattina. Naturalmente Thomas, prima di lasciarti, visto che prima hai accennato alla uh, scarsa tempistica circa la comunicazione dell'attivazione dell'open day. Vogliamo ricordare che l'open day, a differenza della normale vaccinazione che si svolge chiaramente tutti i giorni, mi pare che sia questa la sostanziale differenza. Non ha bisogno di prenotazione, giusto? Assolutamente no, è consigliabile magari presentarsi eh, con i moduli per eh, poi dopo arrivare all'interno dopo aver avuto accesso all'interno della vaccinale per il confronto con il medico e quindi diciamo avere già i moduli compilati aiuta diciamo agevola anche nello scorrimento delle file però non c'è bisogno qui a pesaro così come negli altri punti vaccinali delle marche sono 15 nelle 5 aree vaste di presentarsi con la prenotazione è importante guardare in che giornata tra oggi e domani e in quale fascia oraria, mattina o pomeriggio, è aperto il proprio hub vaccinale di riferimento, quello diciamo nel proprio comune o provincia di riferimento. Benissimo, grazie, grazie al nostro Thomas Del Bianco, ti lasciamo il tuo lavoro Thomas, poi chiaramente per tutti gli aggiornamenti il rimando è a, alle edizioni del nostro notiziario dedicato alle marche. Grazie Thomas. Grazie a voi, buongiorno, buongiorno Jessica, buongiorno a tutti. E noi chiudiamo qui questa prima parentesi dedicata alla, eh, al Covid e a tutte le sue evoluzioni. Tra pochissimo partiremo di nuovo con una vera mattina, ascolteremo una storia, una bella storia. Restate con noi. cosa che mi riesce bene è le calmi le ferite e tornare a camminare e quando poi arrivi a toccare il fondo non sai nemmeno cosa sia diverso però ci provi con tutto te stesso perché non vuoi più dare retta al mondo. E così anch'io ho messo il cuore al centro. Nessuna regola, nessun rimorso. Ma innamorarsi a volte è solo un rischio. Non puoi forzarlo a rimanerti accanto. E senti questo affanno. Fa più rumore ancora sul mio petto. Fa rumore ancora sul mio petto. Sono nato fuori posto, non ho nulla da giustificare. Chi tra di noi non si è mai sentito almeno una volta nella vita? Fuori posto. E di questo noi vogliamo parlare oggi attraverso delle belle testimonianze, dei bei racconti, delle belle storie. Lo facciamo in compagnia eh, di, dei ragazzi speciali che oggi sono qui, venuti a trovarci. A cominciare da Luca Strappelli. Buongiorno. Buongiorno, Jessica. Caro Buongiorno amico di Vera Mattina che è tornato a trovarci. Saluto e ringrazio anche Lorenzo Di Nicola, musicista e compositore. Buongiorno, Lorenzo, benvenuto. Ed è con noi anche Solomon Pomante. Buongiorno. Perché fuori posto? Io questa domanda la girerei immediatamente a Luca. Che cos'è fuori posto? Non ne abbiamo parlato più volte, è un'iniziativa, un evento molto bello dietro il quale ci sono tante storie di vita. Noi proveremo a raccontarvele tutte perché crediamo che l'esempio sia la prova provata di come effettivamente poi si riesca no, a, a trasmettere eh, come da una difficoltà ci si possa rialzare, come da una caduta ci si possa, ci si debba rialzare, come poi, nonostante le mille difficoltà, si possa condurre una vita felice e serena. Allora, fuori posto è la condizione di disagio in cui mi sono trovato per diversi anni, invece adesso è diventata una condizione quasi di comfort la mia coperta di linus perché nel tempo ho capito che eh, sentirsi fuori luogo fuori tempo fuori contesto eh, non è una colpa ma è semplicemente essere se stessi e riconoscere quello che si è lorenzo è una storia particolare, la tua, giovanissimo, 21 anni, studente presso il St. Louis College of Music di Roma, sì. quindi un'istituzione importante, affetto dalla sindrome di Asperger. Sì. Mm? La vogliamo spiegare di che cosa si tratta, magari per chi non la conosce. La sindrome di Asperger sostanzialmente è un tipo di autismo in una versione molto più soft, nel senso che sei comunque più facilitato nel leggere, nel ragionare, poi sostanzialmente anche se hai ancora qualche piccola difficoltà, tipo compre il comprendere le emozioni, o comprendere, le, o, o comprendere, la, o comprendere tipo la comunicazione non verbale, o come, non, o come gestire determinate situazioni. E... Ci ho lavorato per un bel po' di tempo, <ride> sono tipo 18 anni, ma ne passa la pena. Perché ti sei sentito fuori posto? È stato un problema che hai avvertito con te stesso o che ti hanno fatto avvertire gli altri? Tutte e due, in realtà, tutte e due. Per, per con me stesso, perché penso sempre che magari poter, posso, dico sempre che posso sempre essere meglio, che magari non soddisfo quello che potrei soddisfare, mentre magari gli altri non mi mettono in, in una condizione eh, che mi fa sentire molto meglio. Ti posso amico. rassicurare, anche io sono così, eh? <ride> e chi se <sa>, no? <ride> anche io sono proprio come te, non sentirsi adeguata, però. Dovremmo prenderlo come uno stimolo questo, mm. no? anziché come un rimprovero da rivolgere a noi stessi. No, assolutamente. Eh, superare i nostri limiti, tutti ne abbiamo mm. e tu lo hai fatto alla grande. Quando mi parli di difficoltà nella comunicazione, nelle emozioni, tu hai trovato la tua strada e l'hai fatto attraverso la musica. Certamente la musica è stata una, una passione, in realtà molto ereditaria motore d'Italia perché mio padre è un, che è un cantante che sta nel giro locale da un bel po' di tempo e ha trasmesso a me e a tutta la famiglia la passione per la musica. E a me, in primis, che mi ha sempre affascinato comunque vedere questo discorso della tecnologia e tutto. Quindi, ma, ma, ma come dire, mi ha mi fatto appassionare molto la produzione, la creazione di canzoni. È stata terapeutica? Esattamente. È stata, eh? stata terapeutica. Quando hai iniziato a suonare? Te lo ricordi il primo giorno eh, che ti sei avvicinato a uno strumento? Perché? Al, tipo in prima media, credo, non mi ricordo esattamente quando avevo venuto in prima media, ho fatto il primo corso di pianoforte. Quindi tu oggi suoni il pianoforte. Sì, pianoforte e faccio anche tipo delle basi per le canzoni per diversa gente. E hai creato anche la base di Fuori Posto? No, però. Ci, però, le, ci saranno collaborazioni future perché è un grande, Lorenzo. Poi volevo anche ricordare che ho conosciuto Lorenzo grazie a Lorenza Mastrilli che è dietro, dietro, dietro le quinte. <ride> che salutiamo. Scatta foto, che ci serva. Prima o poi la tireremo certo, nelle, certo. davanti alle quinte. Anche perché alle lei quinte, è la parte proiettiva del progetto, come tutti quanti. E mi ha proposto all'ultimo minuto di poter inserire Lorenzo, quando abbiamo fatto l'anteprima il 9 settembre. E quindi è stata una cosa molto improvvisata e ho detto di sì subito. Sono orgoglioso di averlo fatto perché eh, lo conoscevo pochissimo, ma ho conosciuto e sto conoscendo una persona meravigliosa. Lui ha fatto l'intervento a braccio, ma è stato coinvolgente al massimo, ha raccolto tantissimi applausi anche perché poi è la, è la purezza, la realtà che, quel, che no? poi ti che colpisce di prima. più. Quindi cioè. tu puoi preparare tantissime cose, ma poi. È la verità, quella che conta, e quella che arriva alle persone. Qual è la tua verità, Lorenzo? La mia verità è che bisog bisogna sempre darsi forza in, qual in, in qualunque occasione, nella, nella migliore o nella peggiore, perché non si sa mai che. Non, non so come spiegarlo di questo momento. C'è stato un senzio. momento nella vita in cui hai fatto lo scatto in cui hai detto basta, mi libero di tutto. O è mm. stato un percorso graduale? È stato un percorso graduale inizialmente, ma, ma, ma che, che mi ha coinvolto pure durante il periodo delle medie o delle superiori. A poi già col terzo superiore, quando ho cominciato ad avere un po' più di stimoli, sono venute tipo delle nuove amicizie che mi hanno coinvolto sempre di più. E lì che ho detto basta, mi sono proprio liberato di tutto, mi sono liberato di tutto e anche di più. E invece Solomon, buongiorno. Salomone è un architetto, <ride> si vede anche dallo stile, eh? devo dire che lo stile è impeccabile. La tua la storia dove inizia e quando? Diciamo che la mia storia è un po' particolare, però forse mi conviene di, di cominciare proprio da quando io ho conosciuto Luca, perché eh, la sua chiamata, cioè diciamo la sua chiamata è stato. Mi ha preso proprio all'improvviso no? E poi niente, io non potevo esitare. Che, presentare pure io. Io niente, faccio architetto della vita, uh, sono diciamo, un figlio adottivo di una famiglia italiana che, con cui ci vivo ormai da, insieme da anni. Eh, niente, mi hanno insegnato di tutto, nella vita mi hanno insegnato anche eh, il rapporto. Eh, con gli altri e mi hanno insegnato anche quello che faccio nella vita oggi, diciamo che il fuori posto per me è stato anche un altro modo di affrontare, uh, diciamo, uh, di esprimermi anche, capito, uh, perché cioè non ho mai avuto... Um... Ma la covavi in te questa cosa, cioè eh, di dire per una vita, per un tot di anni mi sono sentito fuori posto anch'io, ti chiedo se ci sono stati degli episodi che ti hanno fatto sentire così, così come ho chiesto anche a Lorenzo. Io credo che dentro ognuno di noi ci sta sempre quel momento che ti, ti senti fuori posto, anche se diciamo quel posto è proprio tuo, però in realtà ti senti non adeguato di far parte di quel posto. E certo eh, all'inizio... Eh, anche per me, diciamo, durante gli, an eh, gli anni di studi, eh, scuola superiore, quando ero un pochetto chiuso anche dentro mm. me stesso, e eh, forse davo pure un po' di colpa a chi mi stava into eh, intorno, senza sapere che in realtà eh, ero io, dovevo lavorare me, dentro me stesso. Insomma, quando, per... posso chiederti, intanto eh. le tue origini, per curiosità. Io sono di origine nigeriana. Nigeriana. Esatto. E sei arrivato in Italia a quanti anni? Io sono arrivato in Italia, eh, diciamo ormai 15 anni fa. 15 anni fa? Sì. Era forse 15 anni fa un'Italia diversa rispetto a quella di oggi, no? Perché oggi sentiamo parlare di multiculture, di multietnie, di integrazione, finalmente aggiungerei. E ed era un'Italia diversa. Vedo che annuisci, quindi, evidentemente l'hai provato sulla tua stessa pelle. Esatto, esatto. Ecco perché cioè, mi sono partito parlando della scuola superiore. Perché mi ricordo che a quel periodo là eh, in realtà ero unico dentro l'istituto, no? Eh, a mia scuola, e l'unicità io... è, è un valore. <ride> quindi io mi, mi trovavo un pochetto, oddio, ma. Non c'è nessun altro come me che si trovi in questa scuola. Poi man mano eh, ho cominciato a capire che cioè, proprio in realtà anch'io ero uno tra di tutti, come anche gli altri studenti si trovavano soli anche dentro stessi dell'istituto. No? E certo, anche perché quella è fa la fase dell'adolescenza, la fase un po' più critica, no? dove esatto. tutti indistintamente... Conosciamo meglio noi stessi, eh, facciamo i conti con le nostre insicurezze. Sono gli anni in cui si forma la personalità, si creano le prime interazioni all'esterno della famiglia, no? Perché, esatto. se vogliamo, quando siamo piccolini, veniamo avvolti dal calore, dal nido familiare, mm. e poi quando spicchiamo il volo eh, non sempre all'esterno troviamo quell'accoglienza che invece abbiamo conosciuto in famiglia. Esatto, mm. esatto. è, è un'esperienza bellissima so che la mia è stata anche una, una trasformazione eh, molto brusca, nel senso che comunque eh, al quindicesimo anno, perché ho fatto il compleanno di 15 anni quando sono arrivato qua, a eh, quel momento dovevo azzerare tutto quello che sapevo, nel senso che, niente, dovevo ricominciare a capo, imparare la lingua, tutto quanto, conoscere l'ambiente, le amicizie, tutte queste cose, però... Non mi sono mai lamentato perché eh, mi sono trovato, eh, eh, Abruzzo, Teramo, sì, è diventato anche il mio paese. Insomma. Luca? Eh. Volevo dire due cose, allora Solomon mi mm. fa ricordare anche una storia un po' personale, e per questo l'ho anche voluto all'interno dello spettacolo, l'ho conosciuto eh, dopo aver fatto il video, se non l'avrei coinvolto anche nel video, c'è anche un altro ragazzo che mh, lavora dove lavoro io, che si chiama Cristian, che saluto. Comunque, per essere breve, eh, ho avuto, grazie a mia madre, che è anche lei è dietro le quinte, la possibilità di eh, avere in affido una bambina, l'abbiamo avuto insieme, per otto anni, cinese. Quindi, questa emarginazione di tipo razziale proprio l'ho vissuta non solo a mia pelle, ma indirettamente perché poi la viveva Monica, la dammina che eravamo a casa con noi. Perché spesso, poi, gli occhi delle persone, anche il linguaggio non verbale a volte può essere pungente. Eh, perché uno, uno sguardo che vuole dire qualcosa di non positivo tu lo avverti e, e quindi devo dire che non è stato semplice la sua storia mi ricorda un po' la storia che abbiamo vissuto noi a parte noi. inverse naturalmente parte mm -hmm. o anche il giudizio magari di familiari ma anche vicinissimi che hanno detto ma come fai a occuparti uno di una bambina essendo uomo eh, o anche mia mamma che non era giovanissima quindi anche qui la critica e soprattutto di una bambina che è, mm, è comunque eh, cinese, quindi non è italiana, un'altra cultura. Però secondo me eh, la cosa fondamentale eh, è proprio non, eh, non arrendersi e dire: Io voglio combattere perché. Ma i bambini vale, parlano vale il linguaggio dell'amore, sì. che è un linguaggio universale, credo. Esatto. No? E quindi ancora di più mi sono incaponito e questa cosa la voglio portare a termine e ci metterò tutte le forze. Stamattina rivedevo un piccolo video di. Nadia Toffa, che mm. raccontava la sua storia, eh, lei anche, mh, anche secondo me, le, anche, mh, mh, lei era una fuori posto secondo me, e quindi si parla di un'altra tipo di, di storia che ha lottato contro un cancro, e diceva mh, invece di chiedersi perché a me, sì. perché non a me? E se una cosa se ci capita e perché la possiamo affrontare, anzi, secondo me ci dà proprio quel qui di in più che gli altri magari non hanno, perché si accontentano dello, dello standard. Lorenzo, tu ti sei mai chiesto perché proprio a me? E faccio la stessa domanda uh, anche a sono. Forse anche fin troppe volte. <ride> <ride> Onesto, però, però col tempo ho imparato, un ho, ho imparato sempre a fregarmene. E oggi che voto ti dai? Mm, <ride> otto. Beh... Eh beh, comunque, per sali, un perfezionista, sali, puoi eh? no, per, però l'otto indica un margine di miglioramento. È sempre giusto non no, arrivare ma mai se... al 10, giusto? No, no, ma per me, me l'otto è sempre stato un bel voto. È sempre stato un bel ampiamente sopra la sufficienza. Eh? <ride> e invece, Salome? Eh, io rimango sempre modesta, eh? cioè io sto sempre, eh, dico sempre a mia madre, guarda che io. In italiano tengo ancora di avere sei. <ride> però ti sei laureato. <ride> sì, eh. Eh. Ritengo quel, quel, quel numero, perché, come ha detto lei, noi abbiamo ancora tutta la vita davanti, eh, finché stiamo qui, da migliorarsi. Quindi, eh, per me sei è sempre sufficiente. Qual è il tuo sogno? Il sogno. Ce ne abbiamo tanti per esatto. fortuna. Il mio sogno, diciamo che eh, da bambino ho sempre sognato di diventare un architetto. Però in questo momento non so se sto vivendo il mio sogno oppure ho qualche altro scala a cui devo... Hai raggiunto un primo obiettivo, diciamo. Esatto, quindi, e adesso che faccio nel restante della mia vita? <ride> quindi, continuiamo a fare quello che stiamo facendo nel nostro canale. Ma anche lui comunque canta, quindi secondo me questo è un sogno che puoi, su cui puoi Coltivare. lavorare, no? Esatto. Mm. esatto. Lorenzo, poi... dove ti vedi da, fra dieci anni? Eh, chi lo sa? Chi lo e sa? Chi lo sa? È una cosa, in di... una cosa difficile da rispondere. Sicuramente il mio sogno è quello di far carriera con ciò che mi piace fare. Poi mm. si vedrà. A che punto siamo? Come vanno gli studi? Eh, sono ancora al primo anno accademico, ho so gli esami tra, tra due settimane. Tra due settimane? <ride> sì. Bene, quindi c'è quell'ansia da prestazione giusta. Eh, eh. Sì, sì, sì. Che esame devi preparare? Stai preparando? Eh, sto preparando. Due esami orali principalmente, mm. speriamo bene. Ecco. No, in, un, in un ragazzo come Lorenzo, il fatto di confrontarsi anche con una preparazione accademica, mm. un orale, quanto è importante e quanto ti aiuta a migliorarti? Sicuramente mi aiuta per, per essere più sciolto nel parlare in, in generale. A me sembri scioltissimo, no? no? Non so a voi, ma... <ride> eh? No, ci <ride> sono momenti in cui sono un chiodo, te lo posso garantire. No, ma... Eh, a essere sciolto, a memorizzarti, bene, a memorizzarti bene le cose che magari ti potrebbero essere utili in futuro sostanzialmente e niente, queste due robe vengono in mente ecco, beh, diciamo che a 21 anni sono già due bei sogni da, da mettere in cassaforte, quindi, Luca, che sì, dici? Sì. Eh? stupendi, ma poi davvero lui è, è un grande e noi ti vogliamo lo spettacolo perché devi Volentieri. assistere e percepire le emozioni volevo dire anche una cosa ancora su Solomon quando abbiamo realizzato lo spettacolo a dicembre 19 a Ripattoni, lui aveva diciamo, una, una frase da dire per aprire lo spettacolo. A un certo punto Solomon è entrato e non si ricordava quella frase, ma è stato un grande anche lui perché è, è andato a braccio e ha parlato di se stesso e quella cosa ha funzionato molto di più che se avesse detto quella frase. Che cosa hai detto? L'hai resettato, immagino. No, no, no. Di no. solito quando si va a braccio poi non si ricorda più niente. No, in realtà è... è... Non posso diciamo, scordare quello certo. che ho detto perché comunque effettivamente parlando di fuori, fuori posto era una cosa che una volta mi ha fatto, in diciamo, un piccolo istante sentirmi fuori posto. Quindi non lo dimenticherò mai. Era una storiella con una bambina. Ce la vuoi raccontare? E, mm? Certo, perché no? <ride> un minuto di... Eh. Eh, niente, stavo al parco, eh, seduto così, un periodo di pausa universitario. Lì eh, arriva una madre, eh, giovane mamma, con sua figlia, eh, che era piccolina, eh, portava a passeggio. No? Eh, in pratica la bambina stava a piedi, si è venuta direttamente dove sto io e mi chiese quel giorno... Eh, ma guardate, poi è andata a chiedere la mamma, mamma ma perché lui è nero? L'innocenza <ride> eh, dei bambini. Esatto, e la mamma eh, per rispondere mi ha guardato, no? presa dall'imbarazzo, dall e quindi la mamma ha detto, va a chiedere, eh, signore, no? E la bambina si è venuta vicino a me e mi ha detto... Mia mamma mi ha detto di chiedere a te eh, perché sei nero, eh, io lì ho detto, eh, non sapevo cosa rispondere effettivamente, quindi lì per lì all'improvviso ho detto, ma che c'è gatt un gatto o una gatta a casa? Ma ha detto sì, ce ne ho due. Uno io l'ho chiesto come sono i colori, ha detto uno è nero e l'altro. Io ho detto bingo! <ride> <ride> Vedi quei gatti che c'hai, uno è nero e l'altro è bianco. Eh, tu sei bianco, io sono nero, non siamo i gatti però quello sui colori è però immagino che fosse naturale. affezionata a entrambi, sì, no? Sì, Questo sì, per sì, dire sì, che è vero, è vero, che il valore siamo... ovviamente, come <ride> se ci fosse ancora una volta il caso di specificarlo, nelle persone si misura su altro, insomma, è vero, è vero. No, sulla no, quantità no, di, di energia positiva che riusciamo La a produrre È così bello Bravo, essere, essere variopinti, vario siamo così diversi noi, siamo quattro. È vero, è vero. E chi Ma meglio di te con questo look, davvero <ride> variopintolo? La scelta <ride> lo proprio, per testimoniare, eh? davvero, hai fatto un patchwork fantastico. E viva i colori, e viva i sorrisi, e viva le storie belle come queste. Io ringrazio infinitamente grazie voi, te. ringrazio te Luca per da averci te. permesso, tanto per aver messo su questa iniziativa bellissima. Mm -hmm. Prossimo appuntamento? Allora, dovevamo averlo a fine gennaio, ma il Covid non mm. ci sta aiutando, quindi lo rimandiamo di qualche settimana, speriamo se non di più. Eh, non ne torneremo a parlare, lo sai? Come mm -hmm. no? Mi sì, raccomando, sì, sì. quando c'è cioè, la data voglio l'esclusiva. Poi c'è un progetto importante, però su quello posso Top dire ancora poco, ma sì. è un progetto importante Lorenza ne sa qualcosa perché mi ha seguito tutto il progetto, lo stiamo vedendo, seguendo insieme. E per... allora sai cosa? Lo faremo dire direttamente a Lorenza. Certo, no, certo. così è certo. una scusa per tirarla davanti alle telecamere. Grazie mille a Luca Strappelli, grazie, a grazie a infinite te. a Lorenzo Di Nicola, grazie mille a Solomon Pomante per queste belle, belle testimonianze di vita che ci hanno portato, ragazzi. Un fortissimo in bocca al lupo, eh? continuate Vive così, il lupo. mi raccomando, l'esame e poi ti scrivo per sapere com'è andata. <ride> Senz'altro. <ride> grazie, grazie Salom, grazie. 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 E noi ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Storie di vita, voci autorevoli, dibattiti e approccio interdisciplinare, tutto in 18 minuti per ciascun intervento. Cos'è TEDx e perché questo format sta spopolando tanto da riempire teatri e luoghi nei quali viene proposto? Oggi ne parliamo per coinvolgere il pubblico in uno... Come dicevo, dei format di più grande successo. Ovunque eh, esso viene presentato. Questa volta siamo a Fermo, siamo in compagnia di Giuseppe Visi, TEDx per Fermo. Buongiorno, Buongiorno. benvenuto. Saluto e ringrazio anche Velica Papiri, event Operation Manager di TEDx per Fermo. Buongiorno Grazie. e benvenuto. Buongiorno. Ecco, partirei, eh, dottor Visi, proprio dalla prima domanda: che cos'è TEDx? Cos'è TEDx? Bella domanda, bella domanda. <ride> A me piace raccontare TED come un, un contenitore di idee, è un ambiente dove ci si scambia le idee e dove ci si arricchisce e confrontandoci e portando, eh, dando spazio e luce a coloro che meritano di eh, rappresentare queste idee. TED è nato nelle, negli Stati Uniti proprio. Eh, con, eh, con questo format dove ci si scambiava in, eh, in un ambiente dove gli argomenti erano sostanzialmente tre, perché TED poi è un, è un acronimo di tecnologia, intrattenimento e design. E inizialmente si parlava soltanto di questi tre argomenti, poi è diventato così eh, piacevole, così famoso, così bello, tanto da poter essere ampliato a tutti gli altri argomenti. E, e oggi è un format di livello internazionale dove coloro che meritano di avere idee da condividere eh, ottengono questo spazio e ognuno le può andare a, a, a rappresentare, a prendere. A Parlavamo all'inizio di un approccio interdisciplinare, questo credo che sia una delle condizioni sine qua non no? del, del format. Sì, sì, come dicevo prima, eh, si, inizialmente erano tre gli argomenti, oggi sono tutti gli argomenti, viene scelto un tema, eh, quel tema è la linea che i relatori e gli speaker devono seguire, ognuno rappresenta quel tema a modo di propria idea di, di stortelling, quindi ci racconta una storia su quell'argomento e ci si confronta anche appunto su argomenti con visioni a volte spesso, anzi volutamente, eh, anche distanti, proprio per far partire il confronto e la discussione. Tanto eh, alle nostre spalle eh, stanno andando delle immagini di quello che è stato il primo TEDx realizzato a fermo. Immagino un successo importante, nonostante ecco, i vincoli della, della pandemia, chiaramente che hanno in qualche modo, eh, non nel caso di specie, però portato poi a una riorganizzazione effettiva di cui poi parleremo con la dottoressa. Eh, Papiri, quanto eh, sia complicato in questi tempi organizzare e allestire un evento di queste dimensioni Sì, sì, stavo riguardando quelle immagini e, e rivedo le emozioni anche perché abbiamo, è stato già il primo evento e di, di suo è già difficoltà per, in quanto primo e in più l'abbiamo fatto in piena pandemia, inizialmente era previsto per gennaio, poi abbiamo rinviato la data più volte e fino a luglio scorso, poi ci siamo riusciti all'aperto a Villa Vitali e abbiamo ottenuto un gran, gran risultato che poi era quello anche di mettere un po' la, 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 la paletta per partire per un lungo percorso. Quindi, il percorso del, del TEDx Fermo è iniziato nel 2021 e mi auguro, anzi, sono certo che sarà soltanto uno dei tanti. Organizzeremo nei prossimi anni. Le idee spiegano le ali, era questo il titolo dell'iniziativa. Dottoressa eh, Papiri, prima parlavamo di organizzazione e di allestimento. Intanto eh, portare un evento come TEDx in un territorio significa anche creare una sinergia tra più enti patrocinatori, eh, significa anche mettere in moto una certa economia, perché quando si muovono così tante persone ecco, è un beneficio per tutti. Esatto. Mm. Esatto, la difficoltà è proprio questa, però grazie al supporto di un team eh, di volontari e di tanti supporti anche territoriali, quali sono i patrocini e gli sponsor che ci hanno supportato, è stato possibile organizzare questo evento. Tanti non sanno che TEDx è composto esclusivamente da volontari e ehm, anche gli speaker che partecipano all'evento non sono assolutamente retribuiti, tutto il team è volontari e quindi il supporto di sponsor e patrocini diventa importantissimo. Tanti ci chiedono chi ve lo fa fare, perché <ride> ognuno di noi ha una professione che lo impegna a, insomma, a tempo pieno, anzi alcuni del team di volontari sono addirittura studenti e lavoratori. Quindi qualcuno ci chiede chi ve lo fa fare proprio questa frase così. E allora mi rendo conto che organizzare un evento importante di questo livello eh, dipende soprattutto da quanto ci credi e da quanto ti coinvolge. Ecco, l'esperienza TEDx per chi non la conoscesse, intanto le chiedo se c'è un'interazione con il pubblico, è prevista oppure... Con il pubblico in serata, esatto. durante la serata, ma è molto, molto limitata. Molto limitata per Però limitata. viene comunque coinvolto in qualche modo, perché io ho parlato con delle persone mm. che hanno assistito a degli mm. eventi TEDx. Uh, e, e mi hanno detto ci siamo sentiti in qualche modo coinvolti anche noi, pur non essendoci effettivamente uno scambio diretto tra, chi, ah, okay. tra lo speaker e il pubblico. In quel senso sì, sì. tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che gli eventi TEDx, che sono quelli organizzati a livello locale, perché quelli TED sono il, il, gli eventi di circuito mh, internazionale negli Stati Uniti, a Vancouver, eh, quelli TEDx sono invece quelli come i nostri organizzati a livello locale, prevedono in gran parte dei casi un massimo di presenza di 100 spettatori, quindi un po' anche un'esclusiva e quindi questi 100 spettatori poi vengono coinvolti nell'ambiente che si crea durante la serata e da quel punto di vista sì, portano a casa un'esperienza molto molto interessante proprio con questo interscambio con i relatori che... Sì, sì, che vanno sul palco e quindi che raccontano le proprie storie. Relatori o speaker. Quanti eh, ne avete avuti nella prima edizione e mh, poi c'è un tempo limitato anche per gli interventi. Immagino che questa sia eh, una difficoltà, se così vogliamo, per sintetizzare, spiegare bene e far veicolare un messaggio efficace, no? Sì. Cioè uno dei fo il format di gran successo di TED prevede che ogni speaker abbia al massimo 18 minuti. Tra l'altro, quest'anno. Consigliano anche un po' meno per motivi anche di, di, di stile comunicativo che sta cambiando a livello sociale mondiale. E racconto sempre che Papa Francesco, quando è intervenuto un TED, anche a Papa Francesco hanno da limitato il tempo dell'intervento a 18 minuti questo anche per far capire l'importanza e la rigidità uh -huh. degli schemi di TED che non risparmia nemmeno il vicario di Dio assolutamente, <ride> assolutamente. <ride> questo lo fa per lui quindi per dire questo però è un format che ha avuto gran successo anche perché a livello comunicativo poi attraverso l'utilizzo dei video che è l'elemento poi che fa la differenza questi video vengono tradotti nelle varie lingue vengono inseriti nel circuito internazionale TED e tutti noi qualche volta almeno No, chi lo conosce va a cercare informazioni appunto nel circuito internazionale, ed è stato questo l'elemento che ha fatto la differenza, in termini proprio di gran successo rispetto a una, una convegnistica, definiamola tradizionale. E questa è una vetrina, senz'altro, no? per una città come Fermo o per qualunque città che comunque si presti no? ad accogliere e ospitare un evento di queste dimensioni. Esatto, la, la città di Fermo innanzitutto compare a livello visivo sull'insegna TEDx Fermo che è sul palco dietro al cerchio rosso dove si sistema ehm, lo speaker e poi la comunità è coinvolta direttamente e indirettamente, perché alcuni speaker vengono attinti dalla comunità locale, altri invece nazionale e internazionale, e poi la visibilità comunque alla città eh, va da sé, insomma, che ci sia. Lo scorso anno eh, quali speaker hanno intervenuti? Eh, e le chiedo se c'è stato... Un intervento in particolare che l'ha colpita particolarmente. Allora, mh, lo scorso anno abbiamo avuto otto speaker, solitamente il format è questo qui: anche per mantenere una, una linearità e certo. quindi riempire una serata e non, e non eccedere nei tempi della serata eh, complessiva. Eh, quello che mi piace sottolineare, poi magari lo potete trovare tranquillamente nelle nostre, nelle nostre playlist, è andare a cercare. Gli spettatori, chi, 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 lo speaker che è più interessante, è stato interessante. Quello che ci è piaciuto è che nessuno degli speaker è immerso rispetto agli altri. Questo è un parametro che ci inorgoglisce perché poi quando abbiamo fatto un po' dei, dei backtest per vedere chi è piaciuto di più, ci è si è mantenuto questo equilibrio. Hanno quasi tutti affrontato: anzi, tutti affrontato il tema dei valori. Quali sono i valori motivazionali che li ha portati a ottenere risultati nel loro campo, che poteva essere un campo personale? piuttosto che professionale, e tutti ci hanno raccontato una bellissima storia, chi nel campo de, 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 dei viaggi, chi nel proprio mondo professionale, chi nella propria realtà personale, eh, chi è venuto da, dagli Stati Uniti, abbiamo avuto un, un relatore che è venuto, un, un artista che... È venuto da noi, da New York, quindi ci ha fatto molto molto piacere e tutti, ripeto, sono rimasti nella stessa linea e sono piaciuti nello stesso equilibrio. Questo per noi è un indicatore di alta qualità e vi invito, vi invitiamo ad andare a vedere e scegliere voi quello che è più Ma tra detti e lavori, insomma, ci si capisce, cioè è tutto scalettato prima oppure viene la vengono lasciati dei margini di manovra? E scalettato intendiamo, cioè c'è una linea che sì. va chiaramente condivisa perché sì. noi dobbiamo essere... C'è un raccordo tra gli interventi eh, che vengono in qualche modo concordati? E allora, tra, tra i vari relatori no. no. Diciamo che c'è un accordo tra il mondo TED che poi deve av avallare anche lo speech. Certo. I nostri, i nostri parametri interni, il nostro team che analizza quella che è la proposta che, il team, che le, 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 lo speaker ci propone e poi lo speaker durante l'intervento ha un po' di marginalità, sì. però è una marginalità definiamola più teatrale, più, più espositiva che non di sostanza. La sostanza comunque va allineata e deve essere chiaramente allineata ai valori che TED e TEDx impongono. Il primo evento dove si è tenuto? A Fermo, Villa Vitali all'aperto in uno scenario bellissimo, vediamo alle immagini alle nostre spalle. Eh, avrebbe ospitato tantissima gente, ma noi avevamo l'esclusività dei 100 posti. Mm. Però è bellissimo, poi la notte, le cicale sì. è bello veramente. E il prossimo invece, questa edizione 2022 che ci riserverà. Allora, il prossimo evento, 18 marzo 2022, Teatro dell'Aquila, un altro gioiello di fermo eh, a cui teniamo tantissimo e mh, quindi sarà questa volta al chiuso, sempre 100 posti, però in uno scenario meraviglioso. Colpi di scena, nomi eclatanti, eh, fuochi d'artificio, <ride> effetti speciali, insomma, cosa in programma per questa edizione? Allora, l'effetto speciale è già organizzare un altro evento certo. in queste condizioni dal nostro e punto su di questo, vista. Nulla questo. Ricordando si... come correttamente diceva Velica che siamo tutti dei volontari, eh, compresi i relatori, questo è un passaggio pure che è bene che, che si sappia. Tutti i relatori vengono sul palco in maniera completamente gratuita. Gratuità. Perché il Mondo TED è un regolamento, non è previsto alcun tipo di remunerazione, quindi chi sposa questa realtà la sposa in pieno, altrimenti insomma viene rispettato il suo modo di fare, ma non, non rientra nei parametri. Quindi siamo praticamente pronti, abbiamo già i relatori, ma neanche sotto tortura faremo un nome. Nemmeno, nemmeno, su, abbiamo ospitato in questo studio. <ride> Poi vediamo se Velika riesce a cedere in qualche maniera. Beh, almeno uno su otto, uno <ride> no. un ottavo. Magari gli argomenti. Ma gli se non altro per, per incuriosire, via. Eh se non altro per incuriosire. Allora, questo mi dà l'assist per annunciare quale sarà il tema del prossimo Ci arriveremo, che dice il dottor Ricci, piano piano. <ride> la, la, prende, la prende larga. La prendo larga, <ride> perché lui vuol dare la colpa a me, ma mi ha già dato direttive di non farlo. E, <ride> il tema del prossimo TEDx sarà consensi con i cinque sensi. Quindi questo gioco di parole, ecco, lo guardiamo nel... Nella grafica la, il tema sarà consensi, se fa caso al, um, all'ombra diventa con cinque sensi e questo è praticamente il tema che dovranno rispettare gli speaker e mh, è un tema vasto, nel senso che eh, può esserci mh, quindi lo speaker che eh, intende fare il suo speech basato sui consensi oppure su uno dei cinque sensi o più di uno. Questo per dare ampio margine eh, di, mh, per, per impostare il proprio talk. E, e su questo tema, quindi, abbiamo innanzitutto cercato gli speaker eh, giusti eh, per affrontare questo tema e quindi visto che trattavamo i sensi abbiamo scelto degli speaker che andassero a toccare uno dei cinque sensi ognuno e, quindi, fin, qui, e fin qui ci, ci siamo. siamo quindi avremo, vogliamo un nome quando parliamo quando parliamo di sensi eh, c'è senz'altro il cibo si sì. c'è senz'altro il vino sì. e c'è senz'altro la vista, la voce, il tatto e quindi ci sarà una cantante, forse un sommelier. Una cantante donna quindi. Una cantante donna, un sommelier. Eh, Uno mh, chef? Magari. Mm? <ride> Tanto queste immagini che stiamo vedendo, a cosa si riferiscono? Questo è stato un mini video che abbiamo utilizzato per presentare il tema sui nostri canali social, mm -hmm. eh, senza dire nulla, facendo vedere delle immagini per far capire l'importanza dei sensi nella nostra vita. Soprattutto in un momento in cui eh, la pandemia ci impone di riprogrammare il nostro orologio biologico no? di riprogrammare le nostre giornate riprogrammare la nostra quotidianità credo che effettivamente la scelta di un tema come questo eh, sia di stringente attualità Se la, um, o, oggi come mai il, pensiamo solo ad uno dei sensi, il tatto non so da quanto tempo sì. non stringo la mano ad un cliente piuttosto che un abbraccio Ieri è stata la giornata mondiale degli abbracci, esatto, peraltro. Sì, Abbiamo esatto. parlato anche di questo, di quanto ci manchi eh, profondere questi gesti di affetto, no? Esattamente. Prima nell'ordinario, oggi quasi proibiti. Esatto. L'olfatto, ora vai in un negozio con la mascherina, anche l'altro giorno stavo in un negozio di profumi, ti senti spiazzato, è tutto falsato e quindi... Questo tema, oggi più che mai, è davvero attuale. Ecco, eh, dottor Visi, ha voglia di aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto? Vogliamo aggiungere che, proprio visto che saremo all'inizio della primavera, no, 18 marzo, e ci auguriamo proprio che la, la spinta dei sensi sia poi una spinta mm. anche a livello sociale. Certo. Noi scegliamo un tema anche per dare, ripeto, una linea eh, per poi portare un po' al ragionamento cioè l'idea sempre di TED quella di cui eh, abbiamo parlato poc'anzi è quella proprio di mettere in condizioni chi ascolta poi di a, portarsi a casa un'idea eh, e di sviluppare questa idea nel tempo, quindi deve essere un input un incipit per, per partire quindi potrebbe essere un buon viatico da un punto di vista proprio della ripartenza di questi sensi a livello sociale, quello che ci auguriamo ormai da tempo e, il 18 di marzo e l'inizio della primavera potrebbe essere l'elemento po che coincide con questo, con questo parametro. New Deal, così lo, lo deal. chiamano. Eh, per partecipare? Per partecipare <ride> nei prossimi giorni. Eh, metteremo in vendita, perché noi anche poi nonostante eh, il mondo sia un mondo di, di volontariato, comunque ci sono delle spese Exacto. vive, eh, che, e quindi chiederemo un contributo ai 100 presenti, quindi metteremo in vendita i biglietti, eh, lo trovate, troverete le informazioni. Entro una decina di giorni credo saremo pronti per poter mettere in vendita i biglietti. e Poi troverete però tutte le informazioni anche, ripeto, anche coloro che non riusciranno a partecipare. Così come invito ad andare a vedere come è andato l'evento del 2021, ci sarà altrettanto nei giorni immediatamente successivi. Pubblicheremo su tutti i nostri canali gli speech di no, tutti i nostri relatori, le informazioni che possono essere utili. Molto bene, inutile ricordare che è chiaramente un evento in sicurezza, quindi sotto le prescrizioni chiaramente, che conosciamo, esatto. no? Esattamente, Esattamente. Mm. quindi FFP2, Super Green Pass, eh, distanziamento, insomma sarà tutto all'ordine del nuovo regolamento Covid. Ci auguriamo insomma, che questo possa appunto, essere un evento eh, pilota che verso, verso la ritrovata normalità. Non pilota perché è già stato sperimentato eh, nel 2021, quindi però una seconda riedizione all'insegna del successo della prima. Mm, e questo è un po' l'auspicio. Il nostro auspicio. Tutti i riferimenti sul sito di TEDxFermo. Se siete eh, curiosi di scoprire questo Mondo, eh, i mattatori della serata, moderatori sarete voi due? O... Ecco, questo lo può dire, vai. Ah, io... <ride> Diamo questa, questo colpo di scena. Eh? <ride> allora, io sono stata obbligata ad essere conduttrice l'anno scorso. Eh e quest'anno invece voglio essere conduttrice e quindi ci ha preso gusto, nessuno mi tolga questo ruolo. Dopo che l'abbiamo costretta anno. il primo anno adesso ormai ce la terremo per molto. Esatto, tempo. benissimo, un grosso in bocca al lupo eh, grazie. davvero grazie. Eh, per questa bella bella iniziativa e chiaramente eh, per tutte le informazioni e gli aggiornamenti eh, restate eh, insomma connessi con il mondo. TEDx Fermo. Tutte le informazioni le troverete sul sito, oltre che naturalmente immagino sui canali social dove ormai si riperiscono sì, tutte esatto. le informazioni. Esatto. Grazie, grazie infinite per essere stati con grazie noi. A grazie a, grazie a Giuseppe Visi, fondatore di TEDx Fermo. Grazie. grazie, grazie anche a Velica Papiri, event Operation Manager di TEDx Fermo. Grazie mille. Buon lavoro! Grazie, Vera Mattina termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, per averci scelto anche oggi e vi auguro un buon proseguimento con l'ampia programmazione di Vera TV. Arrivederci.